Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. Pakistan, ucciso in un raid, Giovanni Lo Porto. Migranti, Renzi al vertice UE, condizioni per accordo. Jobs Act, a marzo 92.000 nuovi contratti. Giovanni Lo Porto, scomparso nel gennaio 2012, è rimasto ucciso in un'operazione antiterrorismo dello scorso gennaio sul confine tra Afghanistan e Pakistan, a riferirlo la Casa Bianca. Nel raid è morto anche un americano. Non ci sono parole che possiamo esprimere appieno il nostro rammarico per questa terribile tragedia, ha detto la Casa Bianca, spiegando che il presidente Obama si assume la piena responsabilità per queste operazioni. Ci sono tutte le condizioni per cambiare l'approccio della UE sulla gestione dei flussi migratori, a dirlo Matteo Renzi al suo arrivo a Bruxelles, dove si svolge il Consiglio europeo straordinario per affrontare l'emergenza dei migranti. Per Mattarella, l'intera Unione europea non può accettare l'idea che il Mediterraneo divenga un grande cimitero. Intanto a Malta si sono svolti i funerali per le vittime del naufragio nel canale in Sicilia. Cresce a marzo, mese di debutto del Jobs Act, il numero di contratti attivati. Si tratta di 92.000 posti di lavoro in più, lo rivela il Ministero del Lavoro. I dati del bilancio del primo mese di Jobs Act non convincono però il segretario della Lega Salvini. Non so se il Ministero prenda questi numeri da maghi o dall'oroscopo. Torniamo al pianeta Terra. Diego Maradona ha incontrato Papa Francesco. Vorrei davvero ringraziare Francesco per tutto l'affetto che mi dà. Sono il suo primo sostenitore, ha detto l'ex Pibe de Oro nel corso di una conferenza stampa. Oggi credo che tutti noi riconosciamo che è un fenomeno. Abbiamo un Papa fantastico, ha aggiunto l'ex campione argentino. Un gruppo di scienziati cinesi annuncia di aver modificato il genoma di un embrione umano. La notizia è apparsa su diverse riviste specializzate, suscitando discussioni sugli aspetti bioetici di tale sperimentazione che aprirebbe la strada a manipolazioni del DNA di embrioni umani. Il lavoro riguarda la modifica del gene responsabile della talassemia, una grave malattia del sangue. Mentre stasera e domani sarà in concerto a Cagliari per il gran finale di Mondovisione Tour, Ligabue entra direttamente al primo posto della classifica degli album più venduti della settimana con Giro del Mondo.